andiamo con la prima rubrica del 2013. Rubrica, cioè, ascolta. Diamo dignità a questa persona importante. No, scusami, la prima rubrica nuova del 2013, ossia trasparenza alla conduzione. Ah, okay. Inopinatamente, dal mio punto di vista, sì. Gloriosamente, dal punto di vista di Alessandro Diegoli, il ritorno dell'erede della zuppidda di Verghiana memoria, vabbè, quello lì. Vergassola. Chi erano quelli lì? Malavoglia, dei Malavoglia. E il nostro Lapo Mazza. Buongiorno. E il suo Question Time di Galateo. Ehi. Ma sì, ma squillino i cimbalisti, però diciamo che con la barca dei lupini, il marchese Mazza Fontana, viva Dio, ha poco a che fare, per fortuna. Se bravo. Non in un consumo casuale, saltuale. No, vorrei agli aperitivi in. Tornerei indietro di un passo. Ha aperto la nuova stagione con... Suonino i cimbalisti? Sì, beh, certo. Cioè, questa è stata la sua prima frase del 2013. Non potrà che essere un crescendo d'ora in poi. Ma naturalmente lei sa che diciamo i marchesi sono adusi a essere accompagnati da musici, naturalmente, che allietino il cammino, nonché ovviamente da ancelle vestite di pepli, così, di quelli tipo Jacques-Louis David, le vacanze hanno reso così un pochettino fresco di testa anche me, che spargano ovviamente fiori al cammino. Questo è una cosa che ormai è anche impossibile rinunciarvi dopo un po', temo, no? D'altra parte lo fate anche voi, vero? Sì. Quando voi uscite dallo studio c'è una passerella lì in via Olearo dove le ancelle vi spargono fiori, nonché baciano i vostri piedi naturalmente. Di Foggia Greca, naturalmente. Adesso... In realtà ultimamente noi prediligiamo le figurine al posto dei petali, perché così uniamo l'utile al dilettevole. Ah, che buona idea, naturalmente, ma che bello, le figurine dei calciatori dei però non possono essere sparse per terra. In bustina, però ancora chiuse. Sì. Che sono le uniche bustine che ormai le lasciano utilizzare a lei, Lapo. Oh, no. Allora lei vuole introdurre un tema. No, maestro, fra l'altro ho notato che non mi ha corretto quando ho detto buongiorno, ma fuori è già chiaro, perché le giornate si stanno allungando, quindi io credo che buongiorno vada bene adesso. No, è sempre che palle con questa storia del dopo desinare, che palle. Bravo, il dopo desinare, ma com'è bravo, lei è forbito, vedo che i cimbali l'aiutano. Sì. Allora, subito question time, perché ho una domanda io, certo. Ce l'ho proprio pronta così. Allora, durante le vacanze di Natale ho preso un aereo per andare ospite della sua zia napoletana, di gente che ha sempre lavorato, sono andato a vedere il lupanare di Pompei, per farmi un'idea anche di come funzionava nell'antichità, luoghi che spesso vengono citati nei nostri collegamenti, nella nostra proficua collaborazione, caro maestro. E si è posto questo problema: tirare giù il sedile e quindi a portarlo indietro, cioè devo chiedere il permesso a quello dietro o è nello statuto del volatore in aereo ciò è permesso? Potremmo dire che naturalmente il reclinamento del sedile ha sempre qualcosa di decadente, per cui è un po' come diceva Luismo, no? Arrebur, vi ricordate, insomma, per cui ha sempre il declinare, ha sempre qualcosa che ricorda Andrea Sperelli, se non Arrebur, cioè il piacere di D'Annunzio, per cui reclinatevi senza tema, però no, in realtà non si può fare, non si può. No. Bisogna tenere il sedile in posizione verticale? È in posizione verticale. Naturalmente, purtroppo, cioè non possiamo nemmeno immaginare di poter partecipare a una classe così, come dire, economica. Chi al giorno d'oggi non viaggia in business class anche per andare a Cagliari, naturalmente? Certo, sì. Ma scusi, ultima corollario, anche se dietro di noi c'è un rompicoglioni che continua a tirare pedate, oppure un marmocchio particolarmente fastidioso?
Ma io in questo caso, così come ho detto tante volte, insomma, abbiamo citato tante volte la domanda delle 100 pistole, in questo caso naturalmente viaggio dotato di armi da fuoco per sparare. Sull'aereo sarà difficile, sull'aereo per sarà difficile, dai. Ma insomma, ma non vadano più a queste belle armi di foggia settecentesca, ad avancarica. Cercano sempre quelle in ceramica, high tech, capito? Mentre invece se uno si porta un vecchio archibugio, secondo me alla fine passa. Volete mettere la soddisfazione di un'archibugiata nello stomaco di un capone che ci vuole Lapo, impedire? Guardi che l'abbiamo sgamato, che per lei la parola in codice di oggi era archibugio e ha trovato in tutti i modi insomma la via per poterla declamare in onda. Rimaniamo sul fattore trasporti, già che ci siamo. La schiscetta in treno è anti-galateo? Dipende cosa c'è nella schiscetta, naturalmente. Cioè, a parte che si sa che il panino con la frittata è una prelibata alle cornia, ovviamente, che qualsiasi titolato non può sfuggire, ovviamente. Per cui a questo punto, certo, se ci abbiamo dentro la lasagna fatta dalla vecchia zia, naturalmente la vecchia zia della nostra Fantesca stava su un libro, certo. La vecchia zia non potrebbe lavorare ovviamente per fare la lasagna, è chiaro. Sì. Però insomma, se la Fantesca ce la fa, come dire di no? D'altra parte, se siamo ormai non ci sono più gli scompartimenti, vi ricordate? Sì. Adesso i giovani non se lo ricordano più, ma una volta c'erano gli scompartimenti di prima, seconda e terza classe, naturalmente. Sì, nell'Ottocento arriva la prima domanda dell'anno per il Question Time di Galateo. Noi vi invitiamo, noi lo ricordiamo sempre, oggi forse abbiamo fatto un filo meno. Il Question Time di Galateo è per risolvere sì i nostri dubbi che possono essere diciamo del sentire comune, generali rispetto alle questioni del Galateo, ma anche per vostre domande specifiche come quella che ci manda Giorgio al 331 6214013. Vale ovviamente anche il muro di Facebook, la mail. Quando una signora mi fissa in modo inequivocabile o quasi, cosa devo fare? Ma Giorgio, ma che domanda è? Fra l'altro, probabilmente Giorgio la interpreta come maniera inequivocabile. Esatto. La signora manco proprio per l'anticamera del cervello. Esatto, allora facciamo così. Svolgo io un pochettino la domanda di Giorgio, che magari intimorito dal T9, dai 160 caratteri, è stato un po' ermetico, ermeneutico, emancipe. Allora, diciamo che una mi guarda fisso, o uno, non cambia niente. Un potenziale partner mi punta. Come il Galateo gestisce il sì, come Galateo gestisce il no, ma soprattutto il Galateo prevede il aspetta un attimo lì che vedo che se c'è qualcosa di meglio in giro, però non è ancora un no? Il parcheggione. Ma lei sta suonando cimbali a tutta gallara, se mi consente. Sta facendo un suono di trombe, guardi, le spiego. Il Galateo, diciamo, ci vorrebbe tutti, come dire, nelle condizioni di fare come il protagonista di Shame, no? Il fantastico attore Michael Fassbender. Chi non ha visto questo film fondamentale lo va di con la Y a vedere immediatamente. Cioè, che cosa succede? In questo film c'è una scena più importante, niente meno, della storia del cinema, in cui c'è questo bellissimo ragazzo, che è Michael Fassbender, che incontra una bellissima ragazza in metropolitana. La incontra è proprio di fronte a lei, c'è uno scambio di sguardi incredibile, questa scena pazzesca, e lui cosa fa sostanzialmente? Lui, siccome sa di essere Michael Fassbender, riesce a stabilire questa potenza conquistatrice del maschio e praticamente la agguanta così, confidando nella sua potenza virile, no? Allora, naturalmente dovremmo essere tutti nelle condizioni di essere un novello Michael Fassbender. Sì. Certamente a non tutti è dato, per esempio, non dico, insomma, se siamo Alvaro Vitali, ecco, ma anche se siamo semplicemente un Facchini, per dire che è un bellissimo giovine, sì, però magari non all'altezza di Michael Fassbender, potremmo non avere questa sicumera. Allora cosa fare? Il Galateo ci dice che non possiamo mai strafare, per cui non possiamo per esempio avvicinarsi e cingere la femmina con un poderoso abbraccio e magari facendo anche il colpo del gitano. Sapete voi cos'è il colpo del gitano? Sai che forse lo teniamo per settimana prossima, sì, il colpo del gitano. Facciamo un quiz facciamo il quiz di Galateo, sì.
Ah, bene, bene, bene. Comunque sappiate, né il coppolo gitano né ovviamente quello Gino, ma anche questo lo anche questo lo rimanderemo ad altri momenti. Ma che quiz è? Già finito? È già finito, esatto. Grazie, grazie per aver rovinato il gioco. Finalmente poteva avere un senso, sì, la sua presenza. Poteva valere una settimana, ma vabbè. Ma no, ma poi guardate che il colpo del gitano ha tutte le sue declinazioni. Fermo lì. Andiamo avanti altri due mesi. Fermo lì, fermo lì. E vado avanti, quindi? E quindi naturalmente non possiamo strafare, dice che non possiamo imporre ovviamente, no? Però d'altra parte il Galateo anche ci impedisce di essere pusillanimi. E intendiamoci bene, l'essere pusillanimi a volte è anche però sinonimo di una giusta cautela nei rapporti con le altre persone. Allora dov'è il punto di equilibrio? Il punto di equilibrio è essere Michael Fassbender. Se non siamo ciao. Michael Fassbender facciamo finta. Insomma, maestro, ma quantomeno... sì. La interrompo perché c'è una telefonata. Forse c'è una prego. Domanda per lei. Pronto? Pronto, Diego lì. Ciao. Ciao. Mi riconosci? Chi sei? Anche Facchini. Ciao, hai una grazie. Hai una domanda per il maestro? Per il maestro, sulle buone maniere, sì. Ma no, volevo fare un saluto. E allora grande, allora ciao, non dovevi grazie. Chiamare, ciao. Ciao, grazie mille. No, infatti abbiamo il maestro di Galateo, no, la pomazza. Un ultimissimo. No. Allora. No. Come no? Io mi dissocio. Da cosa? Dagli ascoltatori. Ma no. Che stanno scrivendo sul muro di Facebook, sì. Dicono noi per esempio... Il colpo del gitano. Grazie ragazzi. Ma no! Grazie. Allora, Lapo. Secondo me l'ascoltatore che ha chiamato era un tipico personaggio che ha bisogno di utilizzare il colpo del gitano. Beh, anche di altre robe, va bene. Allora, maestro Lapo, ultima sì. domanda che siamo andati veramente proprio lunghissimi. Abbiamo sbroffato. Però ne abbiamo veramente, lasciato cadere pillole di sapere. Anticoncezionale. Quella roba lì di fare... i fioretti inizio anno, la dieta dopo le vacanze di Natale in cui ci siamo mangiati la sugna, o se no il detox alcolico per un mese niente alcolici, allora, o altre cose del genere. Se, ma la sugna se, no, che cosa villana. Ma no, ma per dire, questi fioretti qua di rehab, diciamo fai da te, sono, sì. sono una cippettata o invece sono da sostenere? Ma oddio, sappiamo che appunto l'aristocrazia per secoli è morta di gotta, no? c'era gente... C'è una lunga tradizione, sì. Una lunga tradizione. Addirittura, se non morivi di gotta, non eri nessuno. Era uno sfigato, sì. Ma chi non muore di gotta? Cioè, tutti noi vogliamo andare in giro un po' come alcune persone che conosco io, che vanno in giro un po' col piede messo in una posizione, sapete, no? Sì. E con la gotta c'era il piedone, no? Certo, e venivano portati dai soliti e cari famigli, ovviamente, perché si nutrivano di orrendi pasticci di carne, sostanzialmente derivati ovviamente dalle battute di caccia. Allora, questa è già ovviamente una condizione che tutti quanti vorremmo, insomma, essere a Versailles afflitti dalla gotta, naturalmente circondati da un nugolo di damine sì, con prosperosi balconcini. Pisciando insomma, quelle poche volte che ci si riesce per i noti problemi legati alla gotta, negli angoli delle stanze. O nel famoso secchio del garçon pipì. Che immagini veramente auspicabili, sì. Garçon pipì, sì. Va bene. Quindi sì, quindi non si fa il fioretto a sto punto, non si deve fare. Noi le facciamo lo stesso però, perché facciamo. Ce ne freghiamo. Va bene, allora Lapo, guardi che noi tra poco nel corso della puntata lanceremo la seconda iniziativa che riguarda noi, ma soprattutto gli ascoltatori. Vi prego la preghiamo di partecipare, sì. Come noi con il peso quotidiano, come noi con la circonferenza ombelicale, come noi con la foto della faccia che dovrebbe andare, che man mano dimagrisce, si spera dimagrisce. Come sì. noi, come gli ascoltatori, mi raccomando Lapo, l'aspettiamo sul muro di Facebook, sul blog di ecco noi di per esempio. Molto bene, punto molto radiopopolare.it. Sì, cioè, perché ha un blog questa trasmissione, l'abbiamo usato poco, ma adesso ci va alla grande. Va bene. Ah, ma il farò prontamente, diciamo che mi trarrò dal mio gabinet, ovviamente, e cercherò di farmi portare dai famigli, nonostante la gotta. Perfetto. Arrivederci. A presto. Baci, abbracci. A presto. Mamma mia, oggi è stata un grande ritorno.